si parte. Bene, facciamo qualche altro esercizio sulle condizioni di tangenza di una retta alla parabola. Prendiamo questa per esempio. Data la parabola di equazione di x uguale meno x alla seconda più 2x più 4 e il punto P di coordinate 1/2, 7, trovare le equazioni delle rette che ci sono passanti per P e tangenti alla parabola. Ok? Per prima cosa disegniamo la parabola. Prova le rette passanti per P e tangenti alla parabola. Disegniamo prima la parabola. Quindi uguale a meno x alla seconda più 2x più 4. Questa parabola ha la proprietà verso l'alto o verso il basso? Verso il basso perché A è negativa. B ha segno opposto ad A, quindi il vertice si trova nel semipiano delle x positive, perché meno b su 2a sarà positivo. C è 4, quindi passa per il punto 0,4. Significato di A, B e C coefficienti. Trovo il dente della parabola, quindi qui ripeto, A vale meno 1, B è 2, C è 4. Dente della parabola, B la seconda, meno 4 la C, cioè 4, meno 4 per meno 1 per 4. No. Pardon, il calcolo. Diventa 20. È positivo, interseca l'asse delle x in due punti distinti. Ok? Quali sono questi due punti? Li troviamo. Meno b, quindi 2, meno 2, pardon, più o meno radice di 20, diviso meno 4. Radice di 20, lo semplifico, 20 è 4 per 5, il 4 lo porto fuori, viene 2 radice di 5, meno 2, non meno 4, pardon. 2a. Meno 2 più meno 2 radice di 5, raccolgo il 2 numeratore, semplifico col 2 denominatore, e viene 1 più o meno radice di 5. Quindi i punti in cui la parabola taglia l'asse dell'x sono 1 meno radice di 5, l'ordinata è 0 perché l'asse dell'x è ordinata nulla, e b 1 più radice di 5 è 0. Asse meno b 2a meno 2 su 2 x uguale a 1 è l'asse della parabola. Il vertice meno delta su 4a, delta è 20, meno 20 su meno 4, 1 e 5 ordinato. Punto C, 0,
si mette il costo dell'x 0 viene 4, c'è primo sono simmetrico rispetto all'asse, alla stessa ordinata, e la scissa è doppia di quella del vertice, quindi è 2. Radice di 5 vale circa, questo mi sparisce sempre adesso, 2.23, quindi questa grandezza è circa meno 1.23. E qui ok, adesso possiamo disegnarla, gli assi. A e B, ok? Non è molto bella, grosso modo la nostra parabola è questa. Poi disegno il punto P, 1,7 m, 6,7 è qua sopra circa. Un po' oltre il limite della lavagna. Devo trovare le rette che passano per P esterne a questo punto della parabola tangenti alla parabola stessa. Tutto chiaro? Allora. Devo costruire un'equazione che descriva l'insieme di tutte le rette che passano per P. C'è un punto P, XT, YP. Questo voglio che sia il centro di un fascio proprio di rette, cioè tutte le rette che hanno P in comune. E poi tra tutte quelle rette scelgo quelle tangenti. Ok? Tutte le rette passanti per P avranno l'equazione x uguale mx meno xp chiaramente queste rette hanno m diverse. Qui xp e yp li conosco, ma la m no, tutti gli m sono possibili, ok? Devo trovare le rette che hanno un m adatto, che passano per p e hanno m tale che quella rete con quell'm sia tangente alla parabola. Nel nostro caso p è il punto 1,5, 7. Quindi il nostro fascio avrà un'equazione x uguale a m, x meno 1,5 più 7. Ok? E di tutte queste rette, per trovare le tangenti, devo fare in modo che
il sistema che ottengo intersecando parabola e retta abbia un delta che vale quanto? Se la retta è tangente alla parabola, quanto è il suo delta? Certo. Questo è il sistema, l'equazione della parabola, x uguale a meno x alla seconda più 2x più 4, quello del quarto di rete, e questo deve darmi un delta che sia 0, un delta s, delta del sistema. Questo seleziona le tangenti, perché solo le tangenti hanno un delta nullo. Qui procediamo per sostituzione. Mettiamo meno x alla seconda più 2x più 4 uguale a m, tolgo le parentesi, mx meno un mezzo m più 7. Porto tutto al primo membro, meno x alla seconda più 2x più 4 meno mx più un mezzo m meno 7 uguale a 0. Qui raccolgo i due termini che hanno la x in comune, poi mi avanzo un 4 un mezzo m, anzi 4 e 7 11, no, 4 meno 7, pardon, che devo scrivere, ok. Per togliere il segno meno alla a posso moltiplicare 2 per meno 1, ma non è necessario. Questa è la nostra equazione, fammi ricontrollare i calcoli. 7. Okay. Quindi abbiamo che a vale meno 1, b vale 2 meno m, c è 1 mezzo m meno 3. Calcoliamo il delta del sistema, e vale b alla seconda, 2 meno m quadrato meno 4 per meno 1 per 1 mezzo m, deve essere uguale a 0. Svolgo il quadrato, 4 meno 4m più m alla seconda, meno 4 per meno 1 fa più 4, per 1 mezzo m più 3, m, 4 per meno 3 fa meno 15, quindi ho, mettendo in ordine, m alla seconda, meno 4m più 2m fa meno 2m, e 4 meno 12 fa meno 8. Adesso devo risolvere questa equazione dell'incognita m, che ripeto l'abbiamo ottenuta mettendo al sistema la parabola e il fascio di rete, tutte passate per p. Abbiamo ottenuto un'equazione di secondo grado le cui soluzioni sono le ascisse dei punti di intersezione, e mettendo il delta uguale a 0 abbiamo chiesto che i punti di intersezione siano in realtà un unico punto che vale doppio, cioè il delta. Il delta ovviamente dipende dall'incognita, dal parametro m del coefficiente angolare della retta, scegliendo che il delta sia 0, equivale a chiedersi per quale valore di m la retta è, la retta o le rette sono tangenti.
quindi dobbiamo risolvere questa equazione in m, che avrà il suo delta. Quindi la riscrivo, m al quadrato meno 2m meno 8 uguale a 0 meno b 2 più o meno la radice di b alla seconda che è 4 meno 4ac meno 432 diviso 2 volte a che è 2 2 più o meno la radice di 36 2 più 6 8 diviso 2 4 2 meno 6 meno 4 diviso 2 meno 2 coefficienti angolari delle rette tangenti hanno valori che sono 4 e meno 2. Qualche domanda? Trovati gli m, torno indietro e scrivo l'equazione della retta. So che la retta è fatta in questo modo, basta che metto il posto di m sul valore 4 oppure meno 2. M1 uguale a 4, la retta è x uguale a 4, x meno 1 mezzo più 7, quindi uguale a 4x meno 2 più 7, x uguale a 4x più 5, la prima retta. M2 uguale a meno 2, x uguale a meno 2, x meno 1 mezzo più 7, quindi x uguale a meno 2x sulla seconda retta. Tutto chiaro? Al solito vediamo la soluzione anche con GeoGebra, ci aiuta molto a vedere, a rappresentare bene insomma, il problema. Se non siete pronti, fatto? Rappresentiamo subito la nostra parabola, x uguale meno x alla seconda più 2x più 4 era così mi pare, no? Più 2 per x lo chiama A, cambiamo di nome. Ecco. Ok? Adesso scriviamo l'equazione
di tutte le rette che passano per P. Però sappiamo solo che passano per P, non sappiamo qual è l'M. Quindi per rendere un M variabile mettiamo uno slider la cui lettera non è A, perché non interessa A, ma interessa una M, lasciamolo fra meno 5 e 5, vi ricordo che i nostri valori erano 4 e meno 2, quindi va bene, quindi scegliamo un M uguale a 1 e scriviamo l'equazione del fascio di rette Y uguale a M per parentesi X meno un mezzo più 7. E qui è il variabile della M con tutte le reti che passano per P. Riuscite a vederla? Facciamola un po' più grande. Di che colore la volete la retta? Verde. Verde speranza. Ok. La vedete? Cambio M e la retta continua a andare per P, ma cambia l'inclinazione ovviamente. Vediamo se riesco a selezionare quella con l'M che vale 4. Un po' di pazienza. Adesso provo a intersecare la retta e la parabola. E mi dà un punto solo. Se M cambia, qui non lo vedo bene, forse facciamolo un poco più piccolo. Vedi, ci sono due punti. Cambiamo il valore di M intersettiamo retta e parabola perché non devo sapere ma quindi uno era 4 e l'altro meno 2. Il valore della M
i due punti vanno a coincidere solo quando m è 2. C'è qualche problema? Se m è più piccolo, i punti di intersezione sono 2, la retta è secante. Se invece m è più grande, fino a 4, i punti non ci sono perché la retta è esterna alla parabola, non ci sono punti di tangenza. Se l'esercizio mi avesse chiesto per quali valori di m, per quali scegliere le rette che siano secanti, avrei dovuto, i calcoli erano gli stessi, solo che in questo punto il delta non è più uguale a 0, ma finché si non secanti il delta è maggiore di 0. Ok? Se invece mi sono chiesto per quali valori, per quali rette, per i prossimi valori delle rette per i quali la retta è esterna, avrei dovuto mettere il delta minore di 0. Tutto chiaro? Tangente è lo spartiacque tra i due, delta nullo. Valori tra il meno 2 e il 4, la retta è esterna, oltre 2, cioè sotto il 2 più di 4, per 5, la retta è 70. Domanda? Prendete questa equazione, altro esercizio, x uguale k meno 2 x alla seconda meno k x più 3. Questa, essendo nella forma x uguale ad ax alla seconda più bc, è l'equazione di una parabola, però parametrica. In realtà è un'infinità di parabole, una per ogni k, è un fascio di parabole. Ok? La prima domanda è: per quale valore di k l'equazione rappresenta una parabola? Una cosa semplice, perché affinché sia di questo tipo possono mancare i termini x e termini noto, b e c possono essere 0, ma a non deve essere 0, non può mancare questa parte, se no diventa una retta. Ma a vale, confrontando le due, a vale k meno 2, che non è 0 se k è diverso da 2. Quindi qualunque k tranne che 2 vi dà l'equazione di una parabola. Ok? Prima richiesta, quindi k non può essere 2. Se k diventa 2, l'equazione si trasforma in x uguale a 0 meno 2x più 3, che è una retta.
possiamo vederla come una parabola del genere. Ok? Poi mi si chiede per quale valore di K la parabola ha la concavità verso il basso. La concavità è verso il basso se il coefficiente A è negativo. Abbiamo appena visto che A vale K-2, quindi K-2 deve essere negativo, cioè K è minore di 2. Se K è minore di 2, la parabola concavità negativa è verso il basso. Se invece la K è più grande di 2, la concavità è positiva, verso l'alto. Tutto chiaro? Poi l'esercizio chiede ancora per quali valori di K l'ascissa del vertice è più grande di 1. Ma l'ascissa del vertice vale meno B fratto 2 volte A. Quindi questa condizione diventa meno B, che è meno K, diviso 2 volte A, che è 2K meno 2, che è maggiore di 1. Faccio altro che riscrivere al posto della x del vertice le sue espressioni in termini dei coefficienti A e B. Poi impongo che sia più grande di 1 e ottengo questa disequazione. Fatemela riscrivere, meno k diviso 2 volte k meno 2 maggiore di 1. Qui meno e meno posso moltiplicarli. Prego. E diventa k fratto 2 k meno 2 maggiore di 1. Questa è una disequazione fratta. Abbiamo già visto che K non deve essere 2 se non è più una parabola. Una disequazione fratta si risolve come tutte le disequazioni fratte nell'incognita, solo che l'incognita anziché essere x e k. Porto 1 a sinistra, sommo le due frazioni. E ottengo K su 2 per K meno 2 meno 1 maggiore di 0. Denominatore comune 2 K meno 2. Tolgo le parentesi del numeratore. E ottengo il 2 al denominatore, posso toglierlo moltiplicando per 2 a destra e a sinistra. E la mia disequazione è 4 meno k fratto k meno 2. Quindi devo discutere se il numeratore e il denominatore. Il numeratore è 4 meno k, che è positivo se k è minore di 4. Il denominatore k meno 2 è positivo se k è maggiore di 2. 2 e 4, il numeratore 4 meno k è positivo a sinistra di 4 e qui si annulla. Il denominatore k meno 2 è positivo a destra di 2, in 2 si annulla e non deve farlo perché il denominatore non può mai essere 0. Di conseguenza più diviso meno fa meno, più diviso più fa più, meno diviso più fa meno, pardon. La mia richiesta era che la frazione fosse positiva e quindi 2 minore di k minore di 4 fa sì che l'ascissa del vertice sia più grande di 1.
fermiamo qua perché sta per sondare domande.